Basta, i cartelli sono troppi, hanno troppe forme, troppi colori, non li imparerò mai. Dai, non fare così. Proviamo insieme. Questo? Non ho sentito. Sì, è un cartello di obbligo. Lo puoi capire perché ha la forma rotonda e lo sfondo blu. Nello specifico, questo cartello è la direzione obbligatoria dritta. Cioè sei obbligato ad andare dritto. No, non puoi svoltare, cioè non puoi girare né a destra né a sinistra. Obbligo, devi andare dritto. Proviamo ancora. Questo? Sì, è un segnale di divieto. Lo puoi capire perché ha la forma rotonda, è su sfondo bianco ma col contorno rosso. Questo, nello specifico, è il divieto di transito. Che cosa vuol dire transitare? Passare. Questo segnale mi dice che no, non può passare nessuno. È vietato. No alle biciclette, no alle macchine, no ai camion, no. Possono transitare, ossia possono passare, solo i pedoni. Proviamo ancora. Questo? Lo so, questo è un po' difficile. Proviamoci. Giusto, segnale di precedenza. Nello specifico vuol dire fermarsi e dare la precedenza. Sì, lo stop, quello che vediamo tutti i giorni. Questo segnale mi dice che io devo dare la precedenza. Quindi devo fermarmi e dare la precedenza alle altre macchine. Sempre, anche se non c'è nessuno, io mi devo sempre fermare. Proviamo. Questo? Sì, bravi, è un segnale di pericolo. Qual è proprio questo specifico? Beh, allora, è un segnale di pericolo perché è triangolare, col vertice verso l'altro, lo sfondo bianco e il contorno rosso, quindi sicuramente è pericolo. Poi proprio questo è curva pericolosa a destra, cioè mi dice che tra 150 metri ci sarà una curva pericolosa a destra. Ovviamente esiste anche a sinistra, esiste anche la doppia curva, in cui la prima può essere a destra o a sinistra. Promesso, facciamo solo l'ultimo. Guardalo. Dai, è facile questo. Prova. Sì, bravissimo. Questo è un segnale di indicazione, nello specifico è la conferma autostradale, cioè che cosa mi dice? È verde, quindi mi dice che sono sull'autostrada e le scritte, le frecce mi dicono la direzione, tra quanti chilometri arriverò a un determinato luogo. Forza, hai visto? Con qualche accortezza può essere semplice. Buono studio!